Allora, ciao amiche e amici, l'informazione digitale non si ferma con me e con Escursionismo Liguria. L'emergenza sanitaria ha cambiato completamente la nostra quotidianità. La lotta al virus ci impone di stare a casa e di organizzare in modo diverso il lavoro e il tempo libero. Personalmente, attraverso gli strumenti digitali, ho pensato di far proseguire le mie attività di divulgazione e promozione dell'escursionismo in Liguria tramite piattaforme social e chat, in particolare WhatsApp e Facebook, lo sapete. Quindi la pagina Escursionismo Liguria e il mio profilo personale. In queste settimane mi sono impegnato per proseguire le mie attività di divulgazione e promozione online. Ma adesso è arrivato il momento di mostrarvi che ai tempi dell'emergenza coronavirus viaggiare con la fantasia può aiutare a ripartire. Ecco perché ho ritenuto ancora più indispensabile creare sul mio sito Trekking Liguria la nuova categoria Escursionismo Liguria, diventato sinonimo di turismo esperienziale e di qualità. È una sezione dedicata alle escursioni guidate organizzate dalle guide ambientali ed escursionistiche che collaborano con me. Mi auguro che i nuovi contenuti testuali, fotografici e video mi permettano di orientarvi in mezzo ad una valanga di stimoli e tra tante escursioni guidate che faremo in futuro naturalmente. E vi assicuro che non è stato affatto semplice in un periodo dove manca serenità, ma io ci voglio essere. Quindi il coronavirus, l'abbiamo già detto, ci ha allontanato ma non ci ha diviso. Quindi rassegnatevi e continuerete ad ascoltarmi anche durante l'emergenza sanitaria. Ciao ciao e ora non vi resta che guardarvi il sito. All'interno della sezione Escursionismo Liguria, che si trova nel portale Trekking Liguria, abbiamo inizialmente il banner per l'iscrizione al newsletter, che permettano di restare informati sulle escursioni guidate. Poi naturalmente c'è l'icona classica di Facebook che porta alla pagina Facebook di Escursionismo Liguria e il banner della Limet, che è uno dei siti di riferimento per quando dobbiamo consultare il meteo 48 ore prima dell'escursione guidata. Un link, filosofia e modus operandi, porta alla pagina dove si descrive alcune caratteristiche delle nostre escursioni guidate. Quindi, Escursionismo Liguria non è un'associazione, non devi essere tesserato e così via, fino ad arrivare al modus operandi dell'escursione, suddiviso in diversi punti. L'ultimo, un ricordo via email, è riferito alle immagini fotografiche che vengono realizzate durante l'escursione, dopodiché vengono inviate a settimana ai singoli partecipanti agli itinerari guidati. Torniamo alla pagina di Escursionismo Liguria, dove abbiamo 13 escursioni guidate lungo la costa, per adesso, poi aumenteranno. Scorriamo verso il basso, 15 escursioni guidate lungo l'Appennino, sempre scorrendo verso il basso, arriviamo infine alle 4 escursioni guidate nell'area periurbana che ho definito Sguardi su Genova. Ora prendiamo in esame ad esempio l'escursione guidata dei Forti, le Sentinelle della Superba, che è un classico. Sulla sinistra abbiamo la scheda tecnica, quindi 4 ore e mezza in dislivello positivo, e sulla destra abbiamo l'icona del video. Entriamo all'interno della pagina. Questa è la pagina col banner, la parte descrittiva dell'itinerario. C'è anche il video dell'escursione. Continuiamo a scendere finché, guardando le foto realizzate durante il sopralluogo o durante le escursioni, si arriva alla foto gallery. Cliccando dentro si entra proprio dentro la foto gallery. Normalmente ci sono una cinquantina di immagini fotografiche riferite naturalmente all'escursione. Torniamo alla nostra scheda tecnica, al modus operandi, per finire naturalmente con la newsletter
che permette l'iscrizione alla mailing list di escursionismo Liguria.